Intervenuti, chiedo al segretario di procedere con l'appello. Vignola, presente. De Maio Gaetano, assente. Guacci Maria Luisa, presente. Visone Eliana, presente. Maffei Alba, presente. Filodemo Francesco, presente. Normanno Paolo, presente. Gallucci Pasquale, presente. Vietri Mariangela, presente. Coppola Francesco, presente. Gaeta Pasquale, presente. Buonanno Gabriele, assente. Tarantino Agata, assente. D'Urso Antonio, assente. De Stefano Orsola, assente. Moretti Nicola, assente. Gagliardi Pio, presente. Allora, grazie segretario. Il consigliere Gagliardi mi ha comunicato che l'assessore Moretti è assente per motivi familiari. Abbiamo il numero legale prima di iniziare il consiglio comunale. Prego, sindaco. Grazie presidente. Colleghi consiglieri, come è noto, lunedì abbiamo appreso una tragica notizia che non avremmo mai voluto ascoltare, apprendere. La prematura scomparsa improvvisa, inaspettata, del dottore Andrea Vietri, funzionario del comune di Solofra. Dal 1 gennaio 2009, da quella data, è al servizio del comune di Solofra e della nostra città. Ovviamente siamo tutti scossi per quanto è accaduto, sia noi amministratori, tutti i dipendenti comunali, ma anche i tanti cittadini che hanno conosciuto il dottore Vietri sia nelle sue funzioni di funzionario direttivo del comune di Solofra, ma anche come conoscenza personale, dato che il dottore Vietri era originario di Montoro, di Piazza di Pandola, viveva alla frazione Misciano di Montoro, per cui un uomo, un professionista di questo territorio, di questa comunità. Dottore Vietri era un dipendente di comprovata